il pubblico di telespettatori di Canale 5 non la dimenticherà mai nei panni di esperta e attenta insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua avventura all'interno dello storico talent show, purtroppo, si è conclusa in maniera del tutto obbligatoria e forzata. Ed oggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Gli affezionati spettatori di Amici di Maria De Filippi non si sarebbero mai aspettati così tanti retroscena e naturalmente, adesso che l'ormai ex insegnante della trasmissione ne ha parlato, apertamente, una volta per tutte se ne continuerà a discutere a lungo sui social. La sua cacciata. Le gioie, le dolorose delusioni. Con Maria De Filippi sono stati degli anni meravigliosi della mia vita. L'addio? Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, ai ragazzi, allo staff. Come mai non ci sono più? Obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare? Se i ballerini ed i cantanti non hanno bisogno della recitazione? Tutt'altro. Ma in Italia non tutti capiscono. Credo qualcuno dietro le quinte ci sia ancora. Maria è troppo intelligente per non farlo, ha rotto il silenzio la memorabile insegnante di recitazione, attrice e regista, Fioretta Mari. Tante le soddisfazioni ma anche un'amara sconfitta. Dei nomi di cui vado fiera? Serena Autieri, Caterina Balivo. Alessandra Amoroso. Sempre affettuose ed amorevoli. Loro hanno studiato recitazione e dizione con me. Chi mi ha delusa? Miriam Leone. Un dolore della mia vita. L'avevano scartata da Miss Italia. L'ho ripescata e, così, ha vinto. L'ho messa in contatto persino con Anna Strasberg, moglie di Lee Strasberg, insegnante di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta, la stoccata finale che farà parlare molto in rete. L'attrice deciderà mai di replicare o di scusarsi? Chissà.